Inaugurata ed operativa all'ospedale Le Scotte di Siena, la nuova tomografia computerizzata con una tecnologia unica in Italia che permette esami più veloci e meno invasivi per i pazienti. Con il nuovo apparecchio di ultima generazione, per un investimento di 1.800.000 euro, è possibile eseguire indagini per lo studio del cuore e delle coronarie in un solo battito cardiaco. La nuova TC è dotata infatti del sistema tubo detettore più veloce, del detettore più ampio e del tubo a raggi X più potente che ci siano a disposizione al momento, oltre che della tecnologia della doppia energia che in estrema sintesi consentono di effettuare immagini più dettagliate in minor tempo e con maggior precisione. Voglio sottolineare appunto due aspetti, il fatto che l'importanza dell'innovare per la nostra azienda. Voglio ricordare che nell'ultimo triennio abbiamo investito circa 27 milioni di nuove attrezzature, quindi questo è un ulteriore tassello per un'azienda ospedaliera universitaria, essere all'avanguardia è importante. Questo è il primo aspetto. Il secondo che vorrei sottolineare è il tema dell'umanizzazione delle cure, del corretto rapporto professionisti-pazienti. Il presidente della regione toscana rivendica l'efficienza del sistema sanitario pubblico alle prese con un abbattimento di risorse da parte del governo. La tomografia computerizzata che con un costo di 1,8 milioni andiamo oggi a inaugurare rappresenta sul piano della diagnostica efficienza, innovazione tecnologica e grande quantità anche di prestazioni svolte. 12-13 mila prestazioni l'anno per un'apparecchiatura che riesce a inserirsi in un contesto di alta professionalità da un punto di vista delle maestranze e conseguentemente di quello che riesce sul piano dei servizi al cittadino a offrire le Scotte.